Facciamo così, arriviamo al calcio di oggi. Pietro, io parto da te, ovviamente Paolo e Luca, aiutatemi nelle domande ora ai due. Io ho già parlato un po' in preascolto stamattina in un test con Gerry, che tra poco dirà la sua sul gioco, l'allenatore e tutto il resto. Pietro, quando ho parlato con te, tu invece le riserve, e premetto che Gerry mi sembra piuttosto, vorrebbe di più, ecco, dall'allenatore, ma tra poco ce lo dice. Pietro, quando ho parlato con te, e l'abbiamo messo anche nel libro, era poco dopo inizio stagione. Tu dicevi, sono tornato a vederla, la Juve dopo tanto tempo, Juve Verona, Cambiaso, lo amo, hai detto così. Mi sembrava che avessi delle riserve sulla qualità della rosa. Ora io do la parola a Pietro e poi a Gerry. Spiegateci un po' nel nostro eterno dibattito tra Juventini, Allegri in, Allegri out, rosa, gioco, sono i giocatori non all'altezza, l'allenatore che ha paura, la società, Pietro e Gerry. Diteci un po' e poi invito Paolo e Luca a fare le domande ovviamente che vogliono. Guarda, Pietro. in estrema sintesi, allora io credo che questa stagione qua specifica sia successo fino a 4 partite fa qualcosa di abbastanza miracoloso. Cioè il fatto che la Juve stesse a 2 punti con una partita in meno, Verona, Nasca, cioè il fatto che noi stessimo praticamente appaiati all'Inter era una cosa senza nessuna calcistica, onestamente. Tanto che io parlavo con i miei amici, ho detto io spero che voi mi tirerete i pomodori, ma io continuavo a pensare al quarto posto e pensavo che la Juve avrebbe fatto nel girone di ritorno 10-15 punti in meno, cioè era impensabile che si continuasse a questo ritmo. Infatti, nelle ultime partite in cui abbiamo fatto meno punti, adesso al di là del fatto che abbiamo giocato in 10 con l'Empoli, a San Siro ci sta che perdi, ma con l'Udinese a Verona e ieri. Ma la Juve ha giocato in modo tanto peggiore di come ha giocato a Salerno, di come ha giocato a Monza, di come ha giocato a Frosinone, di come ha giocato a Genova col Genoa? No, è semplicemente che non ha fatto gol alla fine, perché noi se no avevamo pareggiato pure a Monza. Cioè se Chiesa fa gol a Verona all'ultimo, invece di tirare sulle gambe del portiere, per cui non è che è cambiato qualcosa dal punto di vista del gioco. Poi è chiaro che i giocatori erano dentro a questa bolla di follia, perché erano ancora lì attaccati, e una volta scoppiata quella bolla lì in cui capisci che l'Inter non la prendi più, probabilmente qualcosa si è spento anche dentro di loro. Per cui, come dire, però non è che da un punto di vista del gioco noi di colpo abbiamo fatto tanto. Con l'Udinese non abbiamo neanche giocato una partita così infame. Cioè, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto sempre quest'anno, cioè cercare di non prenderlo, non lo prendevi e prima o poi glielo facevi. Poi ogni tanto si alternavano i giocatori. Adesso il dramma è che si sono fatti male sia Rabiot che McKennie, però io non so cosa ne pensa Gerry. Le ultime partite della Juve non è che abbiamo giocato in modo tanto diverso o peggio di come abbiamo giocato prima diciamo, fino a Empoli, fino alla partita con l'Empoli, o sbaglio? No, ma infatti il problema è proprio questo. Il fatto è l'incoerenza. Io ho visto una puntata di Monblano l'altro giorno che hanno analizzato un po', che hanno analizzato l'altro giorno con Mister e soprattutto i gol che ha preso la Juventus, no? E dove poi praticamente la Juventus nelle due occasioni, nel primo aveva 10 giocatori dentro l'area. 10 giocatori dentro l'area, un giocatore del Frosinone ha segnato di testa, dove praticamente c'erano tre calciatori che non marcavano nessuno, e questo mi viene da dire: ma perché? Ma perché uno come Cambiaso si deve ritrovare in marcatura dentro l'area a fare una diagonale stretta dove c'erano Rugani, Brenner e l'altro chi Gatti. era? Non mi... e Gatti, che praticamente non marcavano nessuno. Quindi in questo momento probabilmente hanno perso anche sotto questo aspetto un po' di fiducia, un po'. Non capisco. È impossibile che la Juve possa prendere dei gol del genere. Però l'incoerenza dov'è? L'incoerenza è che negli ultimi 10 minuti, dopo che ti sacrifichi un giocatore come Chiesa, che lo fai giocare dietro la prima punta, negli ultimi 5 minuti contemporaneamente in campo c'erano Yildiz, Milik, Vlahovic e Iling. Quindi la Juve, no, Iling, e Alcaraz. allora, Iling e Weah facevano i quarti di difesa in Bravo, quel momento. bravissimo. Weah Allora, e Iling. cosa voglio dire io con questo? Ma perché ti aspetti queste situazioni, come è successo anche a Salerno, dove te per vincere la partita poi butti tutti dentro?
Io credo che immaginiamoci che invece di Ealing c'era Chiesa a sinistra, Ilvitz a destra, Milik e Vlahovic davanti, o addirittura Ealing a sinistra, Ilvitz dietro Milik, dietro Vlahovic, e a destra ci poteva giocare Chiesa. Cioè, ma perché non lo fai subito? Soprattutto quando giochi contro squadre, secondo me, che la Juve dovrebbe dominare, dovrebbe fare una partita più aggressiva, di dominio, e aspetti 5 minuti perché sei costretto e vinci la partita. Io questo non so. Allora, io faccio un sunto delle due cose. Paolo, parto da te e io e Luca poi restiamo qua, tanto siamo sempre qua. Paolo, io credo di capire, per fare una sintesi, che Pietro vedeva un miracolo prima di risultati, ancora più che di gioco, di adrenalina, di follia collettiva, in cui eravamo tutto. Jerry dice, però questi giocatori, se messi nelle condizioni, comunque più di così, senza aspettare l'85esimo, si potrebbe usare un po' di più. Paolo, l'eterno dilemma, mi dici a oggi, Paolo Rossi, la tua sintesi qual è? Ma guarda, io sono combattuto da due cose. La prima, che per citare Papa Francesco, chi sono io per discutere Jerry Cavallo? Chi sono io? Quindi è molto difficile. La seconda, che con Pietro credo che almeno 3-4 volte ci sia sentiti quest'anno a dire: senti, ma c'è un comune dove si firma per il quarto posto? Perché noi andiamo. Cioè, allora, io dico questo, è chiaro che, insomma, diciamoci la verità, divertirsi a vedere una partita della Juve, fatto salvo che io non è che sono tifoso per divertirmi, io sono tifoso per vincere, se per vincere devo stare male per 90 minuti ci sto, perché è il nostro destino, secondo me, cioè, è insito nella logica del tifoso, la logica dello spettatore, no. Oggi lo spettatore è quello che vuole vedersi una bella partita. Io, se voglio vedere una bella partita, non guardo mai la Serie A, guardo altro. Se voglio vedere la Juve, spero di vincere e quindi non sto a guardare tanto l'aspetto del bel gioco. Però facciamolo questo discorso. Io credo che la Juve giochi male per dei limiti enormi della nostra rosa, e la dimostrazione è proprio quest'ultimo mese, perché io concordo totalmente con Pietro, noi abbiamo vinto partite che non dovevamo vincere, e potevamo vincere queste che potevamo, dove abbiamo giocato nella stessa maniera, c'ha ragione. Verona è un po' più, come dire, saliscendi rispetto a Genova, o rispetto a Monza, o rispetto a Salerno. Per me il primo tempo di Salerno è la cosa più brutta che abbiamo fatto quest'anno. Ma perché Firenze? Perché, ma ragazzi, sì, ricordiamo. Firenze, sai, ancora c'è Firenze, ma Salerno... Firenze era in vantaggio alla prima azione. Ma Salerno arriviamo da 6 gol fatti in Coppa Italia, cioè dove dici, la squadra quindi dovrebbe essere... Arriviamo da una situazione e fai un primo tempo sconcertante. Secondo me a Firenze c'è stato anche un blocco dopo il gol, perché aveva segnato Miretti e non erano abituati. Hanno detto, cazzo, segnato... Però, questi aspetti qui ci sono. Dopodiché, oggettivamente, nell'ultimo mese... Allegri credo che si sia inventato anche dei moduli nuovi in corso d'opera, e capisco il sentimento di Jerry, perché non lo fai prima? La mia risposta è perché tanto poi segni su calcio d'angolo. Cioè, Allegri, c'è solo una cosa che sa fare bene, benissimo, in quest'annata, sono i gol da calcio d'angolo. Infatti io dico che da fermo la Juventus gioca benissimo, perché noi quando abbiamo provato, a fare altro, con l'Udinese ne ha provate tutte, col Verona, e l'altro giorno non abbiamo costruito una palla gol che sia una in maniera semplice. Quindi tutta questa, ideologia del 4-3-3 come risoluzione dei nostri problemi è assolutamente relativa per un semplice fatto, che noi non siamo, e lo dimostrano i due gol che abbiamo preso l'altro giorno, noi non siamo più quella squadra capace di difendere, tanto è vero che in 5 stiamo a guardare che dire, ma contemporaneamente siamo la squadra che, se si alza su una rimessa laterale, gol del 2-1, non tocca la palla fino a quando non è finita dentro la rete. Quindi io, questa squadra che riesce a giocare col 4-3-3 o che riesce a giocare più avanzata, infatti la rimessa laterale, infatti Paolo, la rimessa laterale successiva che abbiamo avuto lì, 46esimo del primo tempo, ancora un minuto indietro siamo andati, indietro, no, l'abbiamo data a Szczęsny, è quello, indietro siamo andati, perché la squadra è fragile e gli resta tutto.
buttala in mezzo e fischia. L'abbiamo mandata a Szczesny. Io non ci posso credere, mi hai fatto risalire il malumore del weekend. Io detto, verità, non buttiamo la palla avanti. Ma è frutto di quella cosa che è successa prima. Che però posso dire una cosa? Il discorso è questo. Se una squadra deve improvvisare, perché improvvisa quando te non sei abituato durante la settimana a lavorare in un certo modo, tatticamente, quindi te non ce l'hai nella testa il modulo 4-3-3 o 4-2-3-1 o 4, quello che vogliamo. Quindi quando te poi ti ritrovi nei minuti finali e butti tutto dentro, è improvvisazione. E cosa succede? È tutto dai singoli, che deve nascere tutto dalle individualità, che magari ti può risolvere la partita, giusto? Quindi secondo me, quando all'inizio vedemmo la prima partita con l'Udinese, Chiesa a fine partita cos'è che disse? Disse una cosa che poi si è ritorta anche contro. Il fatto che comunque vedere una squadra che recupera una palla e da quel recupero palla tramuti in azione da gol e vai in vantaggio a Udine, Allegri dopo 4 partite, 5 partite, disse che quella è stata la partita peggiore che ha giocato la Juve delle altre 5, perché disse sì, è vero che noi abbiamo battuto l'Udinese 3-0, ma è vero anche che abbiamo subito delle ripartenze e delle situazioni pericolose. Ma questo cosa vuol dire? Ma è assurdo, no? Allora, tutte le volte sento di... Dice dopo Reggio Emilia, sì. Dopo la... Lui, e poi soprattutto un'altra cosa, io l'ho sentito tutte le sue conferenze stampa, prima della partita, dopo la partita, e c'è un comune denominatore. Quello che dice, non siamo ancora pronti per supportare. Ma il City gioca con Haaland, gioca con De Bruyne, gioca con l'altro Foden, gioca con giocano tutti il Real Madrid, gioca con Vinicius addirittura il Real Madrid non c'è nemmeno l'attaccante, ma tanto c'hanno questo fenomeno che hanno preso ora, che fa tutto, fa attaccante, fa centrocampista, cioè tutte le squadre d'Europa giocano con una punta, due punte laterali, un trequartista. L'unica squadra nel mondo che non può supportare Chiesa, Ildiz e Vlahovic è la Juve. Pietro, ti ha convinto Jerry? Sì, mi ha convinto, ma io voglio dire una cosa, è un paradosso, ma io ho la sensazione che l'Allegri 2, cioè quello che è tornato, si sia quasi, come dire, arroccato in questa posizione per cui adesso è come se lui si divertisse solo a vincere senza giocare. Cioè, questa cosa qui, quella che gli imputava ad Dani, che era poi una fuffa, cioè, ha rovinato quella polemica, l'ha rovinato. Secondo me, io ogni tanto lo vedo che è quasi, c'è una forma di narcisismo sul non giocare. A me, sta cosa che lui dice in continuazione, ogni volta che lo inquadrano, calma, io un po' la vorrei. Voi, qualcuno di voi qui pensava che Vlahovic avrebbe fatto la stagione che ha fatto? Io, mai, sinceramente, mai. Vlahovic l'anno scorso con la pubalgia sembrava un brocco, cioè era diventato un brocco. Quest'anno, Vlahovic è un giocatore incredibile, cioè io mai l'avrei pensato. McKennie io pensavo che fosse un giocatore che andava a giocare in Serie B. Che stagione sta facendo McKennie? Adesso finalmente c'avevamo un giocatore che infatti non ho capito perché non ha giocato, Alcaraz, che non è Iniesta, però è uno che prende la palla e dà la palla in verticale 10-15 metri e cerca lo scambio. Perché non giocava mai? Si è dovuto fare male Rabiot. Ecco, questa la somma tra questa calma predicata in continuazione, stai 2-0, calma, stavamo sotto col Frosinone, con loro che facevano il giro palla col Frosinone. Allora io mi chiedo, siccome lo scudetto non lo vinci e veramente deve succedere ormai una catastrofe per arrivare quinto, godiamocela, divertiamoci. C'è gente che gioca bene a pallone. Ildiz, io non lo conoscevo. Ildiz è uno fortissimo. È possibile che noi, cioè Chiesa ha fatto vincere l'Europeo all'Italia, non solo lui. È possibile che Chiesa, che è uno che continua a dire io devo partire largo, lui lo fa giocare seconda punta. È possibile che c'è questa specie di vezzo di far giocare tutti fuori ruolo? Cioè è veramente una roba che io non capisco. Divertiamoci un po', anche perché la Coppa Italia. Ma Pietro, ieri Chiesa, io non ero allo stadio, però ieri Chiesa l'hanno fischiato quando è uscito. Ma che colpi ha il ragazzo? Cosa può fare giocando in quel ruolo dove, secondo me, cambiando l'assetto,
Allora, guarda, io faccio un esempio semplice. Per la Roma, ma cosa ha fatto la Roma di diverso di Rossi quando è arrivato? Ha arrivato un difensore. Quindi, di riflesso, cosa è successo? Intanto Dybala, avendo due giocatori davanti, lui è più libero. E allora riesce, visto che ora sta benino fisicamente, riesce a fare quello che sa fare, o rifinire o fare gol. E quindi la Roma cosa ha fatto? Si è messa a 4 dietro, si è messa a 3 dietro, Pellegrini è tornato a giocare nel suo ruolo, non ha fatto niente di trascendentale. Jerry, però, scusa, Jerry, siccome mi chiedono di intervenire così per fare un contraddittorio, qualcuno mi dice intervieni, non so che devo dire, ma qualcosa da dire in questo caso ce l'ho. Poi Paolo, perché so che ci deve lasciare, ovviamente Pietro anche ci dice quando deve andare via, mentre Jerry me lo voglio tenere ancora per un po'. Però voglio chiederti una cosa, Jerry. Jerry, io un'obiezione te la devo fare, in parte te l'ho già fatta stamattina quando abbiamo parlato. Io credo che Allegri un po' sia quello che dice Pietro. Cioè un po' ci siamo tutti, anche noi tifosi, ma anche lui e anche i detrattori, incartati su quel dibattito sul giochismo o non giochismo. Allora c'è chi lo critica ogni volta, pure se fa 53 punti in 20 partite perché non è il gioco più bello del mondo, e c'è chi d'altra parte lo insulta, lo scusa, gli fa i complimenti solo se vince 3-2 col Frosinone al 97esimo giocando male, perché conta solo il risultato. Ci siamo incartati su questa discussione qua, e che forse finirà col prossimo allenatore. Secondo me c'è un altro tema però, Pietro, e arrivo anche da Jerry. Cioè che Allegri, non, forse per errore, forse no, non si fida molto l'Allegri 2 della sua squadra, del centrocampo, perché io ricordo quando Jerry mi dice Guardiola gioca con 5 attaccanti, lo ricordiamo tutti, non devo ricordarlo io, che Allegri, e non era più la Juve post Conte, Allegri mette a un certo punto i 4 attaccanti, ma 4 veri, cioè Mandzukic, Cuadrado, Dybala e Higuain, trova il modo di metterli. Allora Jerry, io perché intervengo? Perché su Chiesa, che per cui io stravedo, che spero e prego che rinnovino, ma su Chiesa la giustifi l'alibi di dire, sai, spostato più a sinistra, è quasi normale che sia rassegnato a testa bassa, che non faccia un tiro, che tocchi. Per me non è così. Io ho visto uno come Mario Mandzukic, che era un centravanti da 40 anni, il lungagnone di 30, al Bayern Monaco, che si è messo sulla sinistra a sgobbare. E ora Chiesa... D'accordo, e questa è un'ipotesi, una cosa giusta che sta dicendo, ma il discorso è questo, che un giocatore si può anche adattare, no? Come ha fatto Mandzukic, che in quel ruolo secondo me ha fatto meglio di quando giocava davanti, e forse probabilmente era quello il suo ruolo, quello di mettersi lì da una parte, lottare come faceva perché aveva fisicità, e poi soprattutto quando andava a chiudere come faceva Ronaldo, in un'altra maniera, perché Ronaldo è un campione assoluto, però quando poi Mandzukic stringeva e andava fuori di chiusure e arrivava la palla dentro l'area, ricordiamoci i due gol che fece a Madrid, probabilmente quello era il suo ruolo. Invece per quello che riguarda Chiesa, che gioca in una Juve che comunque non ha rifinitori che giocano in verticale, che magari mettono nelle condizioni Chiesa di poi esprimere le sue qualità migliori, quali sono? La gamba. È un giocatore strepitoso, no? Quando magari ti punta e inizia a fare dribbling, magari fa 1-2 e cerca di andare dentro. Se gioca alle spalle di Vlahovic, queste cose non le sa fare, perché non è abituato a giocare in quel ruolo. Lo può anche fare, lo ha dimostrato inizio stagione, quando segnavano, ma è stato un male che segnava all'epoca, perché probabilmente... Sì, sì, Luca. Secondo me non è solo questione di... Aspetta Luca, che Paolo deve andare via, credo. No, voglio solo, sono veloce su Chiesa, a parte il momento di Chiesa, che non è in un buon momento, e va bene, per mille motivi che possiamo andare a indagare, ma non è solo una questione del essere abituato a, secondo me Chiesa, se gli fai fare 150 partite alla sottopunta, migliora pochissimo, secondo me lui ha nelle corde altre cose e non quella, ed è a disagio, purtroppo, è talmente dissonante dentro di lui quella posizione. Vorrei specificare che contro il Frosinone al decimo minuto già faceva la punta esterna, quindi non è la partita di domenica, ma in generale lui è talmente dissonante, cioè dentro di sé talmente si sente stonato lì fuori, che peggiora, e quindi poi fatica a ritrovare quello che invece ha nelle sue corde, che sappiamo cos'è, perché Chiesa non è arrivato ieri, ha 28 anni,
non solo l'europeo e la nazionale, perché con la nazionale lui ha fatto benissimo all'europeo, ma anche in partite che non erano dell'europeo, anche successive all'europeo, ma anche in Champions League. Ve la ricordate la partita col Porto? Col Porto Chiesa, oltre alla doppietta, c'è Ronaldo in campo, ma è Chiesa che si prende la scena. Poi giustamente noi cancelliamo quelle partite, cioè nessuno di noi gli viene mai in mente Juve-Porto, Juve-Lione, Juve-Ai, cioè per noi sono partite che non esistono, giustamente. Ma Chiesa lì, non solo lì all'apice secondo me, poi arriva l'europeo, cioè ci trascina in maniera devastante, e non c'è un antidoto a quel Chiesa. Ma lì è il giocatore che sta bene, non ha ancora avuto un infortunio, ma fa le cose che ha nelle sue corde ed è stimolato a fare principalmente quelle, per il resto vediamo. E invece adesso gli si chiede di diventare un giocatore che ha un bagaglio che non ha e non avrà mai, come lo aveva il padre. Aspetta Luca un attimo, perché Paolo mi aveva detto alle 3 in punto, Paolo, quindi se vuoi chiusare su quello che vuoi o chiedere quello che vuoi o dire quello che vuoi. C'è una partita di calcio boliviano che deve andare a giocare, ma sono in difficoltà perché non mi vogliono mettere nel mio ruolo. Ma no, ma allora io, vabbè, devo dirlo, quando sento, e chiudo così, la Juve di oggi paragonata a squadre come che giocano un altro tipo di calcio, perché hanno altri interpreti, ragazzi, in Italia... ma non dobbiamo neanche provare a ragionare sul City o il Real Madrid, perché chi ragiona sul City o il Real Madrid o finisce in Serie B o finisce ottavo. Cioè, l'Inter gioca un 3-5-2 di grandissima applicazione con ottimi giocatori, è migliorato molto e sta facendo un campionato da 100 punti, perché questo è. Quindi la Juve di oggi è una squadra che riceve più critiche, secondo me, di quelle dovute, perché è una squadra che sta facendo un ottimo percorso, salvo l'ultimo mese. Questo percorso ci ha illuso, perché abbiamo pensato che potessimo concorrere allo scudetto, non lo siamo, finiremo magari il campionato secondi a 80 punti, che sono quelli che faceva Sarri o Conte al primo anno, giocando peggio, ma c'è infinitamente peggio, questo è chiaro. La mia sensazione è che la Juve non possa fare molto di più. Ma in ogni caso c'è un'altra cosa, che abbiamo preso Allegri per questo. C'è il concetto che noi continuiamo a ragionare su Allegri come se non fosse Allegri. Cioè, questa che mi fa impazzire, proprio dei tifosi. Per cui poi se provi a fare un ragionamento minimamente equilibrato, sei allegriano. Che l'ultima domanda che mi hanno fatto in una diretta radio, stavo per attaccare il telefono. Ma tu sei allegriano? No, no, io sono juventino, come Gerry Cavallo, io sono juventino. Oppure sono un portento. E mai portento non mi si dice, cioè sono allegriano, ma cosa vuol dire? Però la Juve 4 anni fa è andata a fare un contratto di 4 anni ad Allegri, 3 anni fa, un contratto di 4 anni ad Allegri, perché voleva esattamente quello che Allegri gli ha sempre garantito, cioè realismo, concretezza. Se hai dei grandi giocatori, io su questa cosa, quella concretezza ti porta alle vittorie. Se hai dei giocatori normali, perché questi sono, e Chiesa, perdonatemi, sta dimostrando di non essere un campione, colpa dell'infortunio, colpa che vuoi, però basta col fatto che è colpa di Allegri. Se Chiesa si piglia i fischi, forse è perché Chiesa sta facendo delle partite di una normalità assoluta. Se Locatelli non mi va a contrastare Zortea su quel cross, come non facciamo noi al martedì da dilettanti, che se io faccio un contrasto così non mi convocano più. Ragazzi, non è sempre colpa di Allegri. Quindi, dietro mi auguro di vedere una Juve diversa prima o poi, però che noi abbiamo una squadra molto più sopra di quello che è, no. E se avessimo avuto un altro allenatore, saremmo, secondo me, in grosso rischio sul quarto posto. Ma ti posso fare una domanda? Sì. La domanda è questa, prima che tu vada a commentare il derby di Quito. A giocare, fuori posizione. Ma la domanda è, ma Allegri è allegriano? Cioè, Allegri è ancora allegriano? Perché Allegri, per quello che io me lo ricordo, era un grandissimo, straordinario gestore di giocatori fatti. Per cui noi siamo un po', secondo me, in una terra di mezzo. Allegri vuole prendere Pogba e Di Maria, prendiamo un giocatore che non era più un giocatore di calcio, io lo dicevo, speravo di sbagliarmi, ma era così. Troppo alto?
No, indica il messaggio sotto, che si prendevano fischi pure Vialli e Baggio. Ma pure Zidane io l'ho sentito fischiare, a onore del vero, l'ho sentito fischiare. E poi prendiamo Di Maria l'anno del Mondiale a novembre, che chiaramente è uno che non si va a rompere le gambe. Per cui quella erano, come dire, giocatori voluti da Allegri per quello che Allegri sa fare. Cioè, e voleva Bonaventura e Pereira, ora a gennaio. Ah, Bonaventura volevo pure io. Però ha entrato nello schermo, cioè. Sono entrato dentro. Invece ci siamo ritrovati un po' a Allegri come lanciatore di giovani, gestore di giovani. Secondo me l'anno scorso la Juve a Lecce compie un primato mondiale. La Juve l'anno scorso a Lecce, che teoricamente si doveva giocare il campionato, nell'ultima mezz'ora gioca con 5 giocatori che avevano come somma di presenza in Serie A tipo 3, perché ci avevamo Sule, Ealing, Fagioli, erano tutti, ce l'avevamo, Gatti ne aveva giocate 3, per cui era un record mondiale. Per cui Allegri, da grande gestore di super campioni, prendiamo Pogba e Di Maria per tornare a vincere subito, che poi non giocano per ragioni diverse, ha meraviglioso gestore, e siamo un po' in questa terra di mezzo. Per cui io sono d'accordo con te che questa Juve qua, ma seriamente noi potevamo pensare che arrivasse davanti all'Inter? Io l'unica ragione per la quale la Juve poteva andare davanti all'Inter è che Lautaro prendeva la macchina, un 9 posti, andava a citofonare a Mkhitaryan, Barella, Çalhanoğlu e Di Marco, e diceva: ragazzi, se andiamo a fare un giro in barca e torniamo a giugno in giro per il mondo, allora forse arrivavamo secondi perché lo vinceva il Milan. Ma non è che seriamente, per cui io quello che non discuto non è tanti i punti che avrebbe fatto. Però Pietro, aspetta, fallo finire, aspetta Luca, voglio capire il finale. No, è il modo, io penso che la Juve non avrebbe potuto fare tanti punti in più, perché soprattutto in mezzo al campo siamo veramente di una categoria inferiore. È triste, no. Piangelo a dire. Però Pietro, no, è sulla voglia di cercare. No, però io dico questo, guarda, tu hai citato, adesso lasciamo stare Paolo, dicevo tu il paragone sulle rose di quest'anno, ma avevi fatto, diciamo, ragioniamo sul miniciclo dei 2-3 anni, che è il ciclo di Allegri, e forse anche il ciclo in cui l'Inter, pur vincendo finora neanche uno scudetto, però ha staccato dalle altre italiane, no? L'abbiamo visto anche in Champions, anche la sicurezza con cui gioca da 4-5 mesi, che è pazzesca. Ma tu hai citato, oltre al pilota Lautaro, hai citato Mkhitaryan, risorto, Di Marco, che non era considerato nessuno neanche dagli interisti fino a 2 anni fa, te lo garantisco, perché io lavoro spesso in redazione a Milano e dicevo: oh, ma sta ragazzi, ma sto Di Marco, l'ho visto in precampionato 2 anni fa, vi conviene tenerlo, ma là, dobbiamo darlo via, ma questo tanto lo conosciamo, dobbiamo prenderne uno, la società deve fare, giornalisti, noi tifosi, giornalisti. Poi hai citato Çalhanoğlu, giocatore che il Milan perde a 0 perché non è affatto convinto che possa meritare 4 milioni netti al rinnovo. Ed è un giocatore che aveva fatto 3 o 4 anni in rossonero, sicuramente non tra i peggiori di quelli che erano passati in quel ciclo del Milan, ma un giocatore interlocutorio fino a quel momento. Nel contesto italiano ci stava, eccetera. E poi ne hai citato un altro, se non mi ricordo chi, ma che fa pari con questo Barella. Barella, ok. Però, diciamo, Barella e Lautaro, sì, diciamo, erano il momento della carriera in cui potevano fare questo slancio. Però in generale questa trasformazione, potrei citarne altri, perché poi tu quando devi creare un effetto domino, e guarda Acerbi, e guarda Darmian, ma guarda anche Thuram, che arriva, è uno che ha segnato 8 gol in Bundesliga e ne può fare 18 in Serie A giocando in ciabatte. Questa è la sensazione che ti dà giocando nell'Inter. C'è tutto questo, è un effetto domino. Giustamente i complimenti se li prende Simone Inzaghi, come le critiche se le prende Allegri, perché si semplifica con l'allenatore. Però è anche vero che l'allenatore nel calcio di oggi conta, nel calcio di ieri contava, oggi conta ancora di più, perché i giocatori devono eseguire 1.000 milioni di mansioni in più rispetto a una volta, e quindi quelle mansioni chi è che le decide? Non le decido io e non le decide il giocatore, salvo alcuni casi. E quindi da questo punto di vista ti dico, il grande, per me, il grande di Allegri, scegliete voi la parola, è perché non si è mai creato un vero effetto domino, se non apparentemente in alcuni filotti di risultati. Lo ricordate le 8 vittorie di fila dell'anno scorso, le 9 di quest'anno, cioè quei filotti ci sono stati, ma non li abbiamo. Ma l'effetto domino nella squadra, e non è questione di dare spettacolo, l'effetto domino è la crescita dei singoli, io non l'ho visto,
E quando viene su uno, crolla un altro. Quando vengono su due, crollano altri due. E quando ti spunta Cambiaso, adesso siamo affezionati a Cambiaso, e Kostic è sparito, che è stato il miglior giocatore dell'anno scorso. Cioè noi abbiamo tutte queste cose per cui non c'è una crescita né globale. Non sei d'accordo, Paolo? Ma se non avessimo avuto la crescita globale, ma scusate, ma allora... Ah no, ma attento, avremmo gli, no, la crescita globale, no, perché quando stiamo la crescita globale, Paolo, avremmo gli stessi punti di adesso, ma oggi avremmo altri argomenti. Ma vabbè, ma sentiamo, questo, Paolo, cioè, ma non è che ce ne frega, chiudo con questo, cioè, ma voglio dire, a parte che Inzaghi sta arrivando a essere l'Inter di oggi dopo un po' di tempo, il problema è che, ragazzi, ma noi l'anno scorso ci hanno distrutto. Cioè, se non ricordiamo, cioè, non è che l'anno ci siamo distrutti da soli prima perché la rifondazione di Allegri finisce in Israele, punto. Quindi lì finisce la società e finisce Allegri, punto. Quindi siamo ripartiti, è stato scelto di continuare con Allegri e c'è una nuova società che ha attraversato tutto quello che ha attraversato e non abbiamo fatto mercato. Ma non mi si dica che adesso Allegri non ha migliorato alcuni giocatori, perché no. Gatti l'ha migliorato Allegri, McKennie l'ha migliorato Allegri, Vlahovic l'ha migliorato Allegri. McKennie viene spedito nella gioia generale sotto la gestione Allegri. Quindi non è che dico quest'anno, i giocatori migliorano con Allegri, peggiorano pure. Non c'è concerto, allora, ragazzi, di crescita. E del gioco allora, non frega nulla, lo vedi? Quando due crescono, tre decrescono. Quando tre crescono, due decrescono. E questa cosa diventa quella che raccontiamo, cioè partite che facciamo fatica a decifrare prima ancora di giocarle, come è successo adesso e come succedeva prima. Questa è la verità. Ma poi che allora... l'Allegri di oggi sia più un commissario, non un commissario tecnico. Aspetta, Luca, fai rispondere Paolo Pietro. Che un allenatore come quello che si è fermato ad Haifa, come hai detto tu, io sono d'accordo. Cioè un Allegri allenatore è finita lì. Poi c'è l'Allegri che diventa il commissario, ok? Perché per varie situazioni, meno male che c'è Allegri, se la veda lui e poi decideremo cosa fare. Allora un attimo, siccome Pietro vuole dire qualcosa un po' e Paolo deve salutarci, Pietro, Paolo e poi Jerry. Buono, io ho la sensazione innanzitutto che c'è stata una differenza nelle ultime partite, in realtà, che per, in alcuni momenti con l'Udinese, così, ho visto una confusione in campo che è veramente strana, perché la Juve è sempre stata una squadra, come dire, che ha avuto tutti i difetti del mondo, semmai, ma non di non sapere che cosa dovevano fare i giocatori. Invece ho visto tanta confusione e poi, ricordando la mia straordinaria carriera in promozione, io a un certo punto in promozione ho avuto un allenatore che mi rompeva le palle perché mi voleva far giocare a sinistra. Lui era un 4-4-2 proprio di quello proprio ideologico. E io mi ricordo di quanto io mi annoiassi in campo. La mia sensazione, che è molto una semplificazione, è che i giocatori della Juve un po' in campo si annoiino. Cioè, se io fossi Chiesa, che poi ha tutte le sue responsabilità, se io fossi Ildiz, cioè ho 18 anni, sono potenzialmente un fenomeno, se mi chiama qualcuno vado a giocare da un'altra parte. Cioè, perché mi dico, perché io devo giocare in una squadra che mi fa stare l'80% della partita dietro la linea del centrocampo, invece di farmi stare a 10 metri dal limite dell'area a mandare la gente o a fare danni. Questo, adesso, cercate di capire cosa dico. Ho la sensazione che non si divertano i giocatori che si devono divertire, che sono i Jerry Cavalli. Jerry Cavallo oggi nella Juve sarebbe triste, secondo me sì. Posso rispondere un attimo? Vai, Jerry. Posso dire una cosa? Jerry. Ah, no, Paolo, vai. Jerry. Guarda, è semplice. Se ci fosse stato Jerry Cavallo a posto di Vlahovic, il Jerry Cavallo, carattere, dopo la partita di Milano, che a fine partita, in una partita dove una squadra ha provato a vincere dal primo minuto e l'altra non ha mai provato a vincere, alla domanda del giornalista su Vlahovic, e lui ha risposto: ancora non è pronto per giocare certo tipo di partite. Il giocatore più importante, che è costato più di tutti, Jerry Cavallo, se fosse stato Vlahovic, probabilmente gli avrebbe risposto l'allenatore, perché non puoi dire hai perso a Milano perché Vlahovic non è pronto per giocare certe partite. Ma se Vlahovic lo lasci da solo in mezzo a Pavard, ad Acerbi e a Bastoni, ma non c'è mica la bacchetta, ma nemmeno Van Basten poteva incidere in una partita del genere con l'atteggiamento della squadra.
Questo volevo dire. Su questo e poi salutiamo anche Pietro a breve, però Paolo vai. Allora, io chiudo anche perché non ho più tanta voglia di ragionare su Allegri, visto che io sono di quello che avrebbe potuto quest'anno, visto che all'inizio dell'anno ho detto che Allegri non l'avrei voluto, sventolare questa bandierina per tutto l'anno e adesso andare all'incasso. Siccome ragiono sulla realtà, e c'è, almeno cerco di farlo, prova a capire perché uno si comporta così, perché ripeto, provare a fare un ragionamento per il quale mi metto nella testa di Allegri piuttosto che fare un ragionamento per cui sono il Guardiola dei noantri come fanno quasi tutti. Allora io dico, è chiaro che se tu alla fine del giro d'andata, non giocando, giocando malissimo, giocando con delle partite che sono delle agonie, siamo tutti d'accordo su questo, cioè io l'ho premesso prima, non mi diverto, non faccio fatica a volte a vederle, eccetera, però sei lì ed è un miracolo. In nome di che cosa riesci a cambiare una situazione del genere? Hai perfettamente ragione, Pietro, la Juve non si diverte, la Juve è una squadra che lavora in campo. Fino a quando è riuscita a lavorare bene, ce l'ha fatta. Appena ha dovuto fare qualcosa, guarda caso, appena a gennaio abbiamo fatto qualche partita un po' buona con le piccole in cui ci siamo esaltati, abbiamo visto che non siamo riusciti a fare nient'altro. Allora, Allegri, come dire, io di difetti di Allegri, di difetti dell'ultimo Allegri, di difetti degli ultimi tre anni di Allegri, ne ho almeno 100, tra cui la comunicazione che non accetto più. Quindi non sono allegriano come mi si dice, e quest'anno l'unica cosa che ho detto è che per me, se Allegri si vince la Coppa Italia, visto che abbiamo fatto 4, non io, perché io in quegli anni lì mi hanno sbattuto fuori, quindi dalla Juve, quindi non sono io che ho fatto il contratto ad Allegri, sia ben chiaro, sono altri, perché questo è bello. Quindi se abbiamo fatto 4 anni di contratto ci sarà stato un motivo, e quindi ne risponda chi ha fatto 4 anni di contratto. Se ne hai fatto 4 e quest'anno mi dimostra mandato aziendale, quarto posto, vittoria della Coppa Italia, Allegri ha tutto il diritto di rimanere a Juve, se l'è guadagnato. Se poi noi continuiamo a essere la società che un allenatore vince e viene mandato via, l'allenatore dopo vince e viene mandato via, l'allenatore dopo non ha mai visto una panchina, lo fai allenare, si vince due trofei, viene mandato via, beh allora ragazzi, io continuo a fare Juve, ma certo non è la mia Juve quella in cui credo, però questa ossessione per la quale tutto dipende da lui, perdonatemi, mi sembra veramente un'esagerazione, perché questa squadra, se a fine anno fa il secondo posto, si deve applaudire. Ci siamo divertiti? No, ma si deve applaudire, perché di più non può fare di fronte a un Inter che farà 100 punti. È come se Garcia, quando ha vinto la Juve di Conte, ha fatto 102 punti, è arrivato a 17 di distanza e aveva fatto un genere di andata pazzesca, poi si è sgonfiato perché non ce la faceva più a stare a un ritmo di uno che le vinceva tutte, dicevi, no, è colpa di Garcia, sai, è scarso, non ha capito, ma gli altri stanno facendo 100 punti. C'è la Juve di adesso, c'è delle medie che sono quelle della prima Juve di Conte o della Juve di Sarri. C'è solo la Juve di Conte, ma infinitamente di più. Viene Conte domani al posto di Allegri, sono l'uomo più felice del mondo, ma da qui a pensare che tutte le colpe siano di Allegri, perdonatemi, qui siamo nell'ossessione. Dopo se vogliamo discutere del fatto che Allegri è fuori dal mondo ormai, per come comunica, perché sembra uno scazzato che dice solo delle bestialità, sono il primo a dirtelo, ti analizzo tutte le conferenze stampa. Se vogliamo discutere però che Vlahovic, quando gli arriva quel santo pallone a San Siro, lo deve stoppare, perdonatemi. Ok, sono d'accordo. Primo che sono venuto qui a Juventus a dire che Allegri ha fatto una partita vergognosa. Però non è che proprio i giocatori sono sempre da assolvere, perché se ti do 9 milioni all'anno e non mi stoppi quel pallone, e è una stagione pazzesca, sono il primo a dire, ma ragazzi, ma se non mi metti dentro quel pallone, è grave, condiziona anche una stagione. Colpa di Allegri rispetto a Vlahovic? Ma certamente. Però, Dio santo, cioè questo dibattito per cui, ripeto, sei allegriano, io veramente non ne posso più. Ma infatti possiamo arrivare a una conclusione, poi ricominciamo. Però la conclusione vera di tutti noi qui è che è importante, secondo me, come messaggio da mandare, è che noi siamo juventini.
proprio questo è la cosa fondamentale. Io sta cosa di Allegriano, io ogni volta che non mi piace un giocatore della Juve o l'Allegro, io spero sempre di prendere i pomodori in faccia, certo. Mi sono sbagliato, perché ho detto delle minchiate. Certo. Io quando ho detto Pogba è un cadavere, noi abbiamo preso un cadavere, ho detto io spero che mi ridiate in faccia. Questo è uguale con Allegri, noi sono juventino, per cui in realtà Paolo lo sai meglio, cioè ci parliamo di Juve, non è naturalmente la colpa di Allegri, è tutta di Allegri. Il clima è un po' quello, adesso che si è, ti ricordi quando abbiamo fatto la presentazione a Roma, sembrava che avessimo vinto la Champions, c'erano un milione di persone, gioia, sorrisoni, cioè lo senti, perché è ovvio, perché stai in un posto, stai lottando per lo scudetto, a settembre se mi diceva, dopo Sassuolo ci dicevano guardate che avremmo lottato per lo scudetto, ridevamo, d'accordo? Però quello che è la sensazione secondo me dei tifosi, che è comprensibile anche al di là delle sciocchezze allegriano o non allegriano, è un po' che ci sia, come dire, che si sia in una situazione di stallo e che ci sia bisogno di un cambiamento. Poi tu mi dirai, se veniva Ciccio Bomba al posto di Allegri, noi facevamo 4 punti in meno. È probabile. Però ecco, quella sensazione è come dire, allora, se le cose stanno come stanno, se l'anno scorso è successo l'inferno, in cui qualunque squadra sarebbe collassata e non ne parliamo neanche, se quest'anno comincia, se quest'anno abbiamo dei limiti tecnici in mezzo al campo evidenti, però dietro e davanti mica tanto, dietro e davanti mica tanto, in mezzo sì, ecco, se poi quando si buca la bolla io ho la sensazione che sento calma, che la squadra di colpo sbanda in un modo impressionante e che non c'è come quando mise Mandzukic e Quadrado e decise di cambiare. Io mi aspettavo che dopo Udine lui facesse una cosa di quel tipo lì, poi appunto non vinceremo il campionato. Invece io ho la sensazione che lui adesso si sia un po' veramente afflosciato e anche lui un po' intristito, che si diverta meno pure un po' lui. Questa è la mia sensazione, cioè non è che ce l'ho con lui. E la comunicazione è figlia di questa roba qua. Paolo, che sa di comunicazione più di me, posso fare una domanda a Luca? La Juve, nella Juventus c'è un collaboratore, Aldo Dottie. Aspetta Jerry, saluta Paolo, aspetta. Paolo Rossi, dai, che mi aveva detto un'ora e sono un'ora e venti, e poi ripeto che tutti ciao ragazzi, mi saluto. Pietro, se puoi rimanere 10 minuti, bene, se no saluto anche me. Andiamo fino alla fine. Facciamone 10 ancora, dai, che anche Luca per io 5 saluto. Tu 5 e loro 10, dai. Ciao a tutti. Finale. Ciao Paolo, è stato un piacere. A me piace andarmi via perché mi sono già preso la mia razione di insulti quotidiani dalla parte. Basta così. Paolo, cavallo meni Allegri. Ciao ragazzi. Sai che c'è gente che contesta il fatto di avere esultato al gol del 3-2 al 95esimo. Dicono come esultate, fate il male della Juve. Uno ha scritto: ma ti sei vergognato ad esultare per Vlahovic per quello che ho detto? No. Io non sai come sono giocato una volta. Perché così, oppure mi scrivo ti meriteresti Lukaku. Vabbè. Ciao ragazzi, ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao Luca, un abbraccio. Jerry, dimmi. Aldo Dolcetti è un collaboratore di Allegri. Allora, Aldo Dolcetti praticamente 25, forse anche 30 anni fa, è quello che tutti adesso si parla dei match analyst, ma lui è stato il primo in Italia, e l'ha inventato lui praticamente insieme a Bacconi quando lavoravano alla Rai, che poi Aldo lasciò il testimone a Bacconi perché Aldo andò al Milan e quindi ha collaborato anche con il Milan. Il discorso amata, è questo. La chiamata di Allegri li fece allenare la primavera per inserirlo nel Milan e poi l'ha fatto salire l'anno dopo. Bravissimo. Quindi io dico, com'è possibile che con un collaboratore del genere, l'altro anno hanno preso Bianco, quest'anno hanno preso questo Manierelli dal Sassuolo. Io credo che Aldo Dolcetti, mi dispiace dirlo, perché io lo conosco bene, peraltro è pisano, e quindi io non posso credere che nella testa di Aldo ci sia un metodo di lavoro o una squadra che gioca in un certo modo, come sta facendo attualmente la Juventus. Quindi io credo che probabilmente anche in questo c'è qualcosa che non torna, perché è impossibile che la Juve, noi stiamo dicendo che non ha i giocatori adatti
per giocare in un certo modo. Io credo che Rabiot è un titolare della nazionale francese. Locatelli, quando lo siamo andati a prendere, era il quinto centrocampista dopo Kroos, Modric, dopo l'altro che non mi ricordo come si chiamava, quello del Bayern Monaco che ha vinto la Champions League, non mi viene in mente. E questo ragazzo è arrivato alla Juve e quindi nella metà campo, e quindi in una situazione di centrocampo e offensiva, Locatelli era uno dei giocatori che giocava più palloni in Europa. Nella metà campo avversario, più passaggi, più uscite. E quindi, chiaramente, adesso che gioca a 60 metri dalla porta, è un giocatore che secondo me fa fatica, perché non è un giocatore di gamba, perché non è un giocatore che fa i lanci di 30-40 metri come faceva Pirlo o Pjanic, e quindi è un giocatore diverso che anche lui si sta adattando in quel ruolo, perché non è il suo ruolo naturale. Perciò anche in queste situazioni io quando parlo e mi dispiace e dico che Allegri secondo me dovrebbe capire e dovrebbe riuscire a valorizzare i giocatori che ha, io credo che con un centrocampo a tre e tre attaccanti anche Rabiot potrebbe tornare a essere quello dell'altro anno, quando si inseriva e andava tante volte dentro l'area e faceva anche dei gol. Ma Rabiot, anche lui, ora che magari non è quello dell'altro anno, fa fatica a arrivare dentro l'area. E quindi no, Rabiot, visto in queste situazioni, dici, ci arrivano i giocatori, ma non ci arriva il pallone tante volte. No. Bravo. Questo è il tema, perché il giocatore, il movimento lo fanno, eccetera, ma a volte noi abbiamo una fatica incredibile nel portare il pallone, prima ancora che i giocatori. Poi quando portiamo il pallone non ci sono i giocatori e viviamo in questo paradosso strano davanti. Poi devo dire che nel 2024 Vlahovic ci ha fatto capire cosa vuol dire avere un centravanti, cioè cosa vuol dire per noi ma anche per le altre squadre, e cosa vuol dire per l'Inter, Lautaro, cosa vuol dire quando un centravanti gira, quando un centravanti finalizza, quando un centravanti perché questo, come dire, ti abbatte tutti quei retropensieri che ti fai su il lato organico della fase offensiva. Noi non abbiamo una fase offensiva molto organica, prendiamoci questo Vlahovic come fanno anche tante altre squadre. Ma se noi portiamo più palloni dentro l'area, Vlahovic segna e li sbaglia. Ma se Vlahovic contro l'Inter ha una palla sola, la stoppa male. E purtroppo gli è capitato quell'occasione. Mancino non deve neanche stopparla quella palla. Bravo, lui deve tirare di prima, come ha fatto contro l'Inter all'andata, che ha preso un contropiede il portiere e ha fatto gol. Però in quel momento lui non pensava di sbagliare il controllo e purtroppo è andata male. Può succedere. Gerry, torna a trovarci. Pietro, sempre un grande onore. Grazie.